Ciao ragazzi, oggi vi farò vedere come si comporta HTC Salsa con un gioco tra i più avanzati attualmente disponibili su Android dal punto di vista grafico, ossia Dead Space. Perché vogliamo farvi vedere questo? Vogliamo farvi vedere questo perché il Salsa, come moltissimi smartphone Android, ha un chipset Qualcomm 7227 che è molto diffuso, però non è particolarmente potente, tanto che nel caso del Salsa abbiamo un processore ARM 11 da 800 MHz e la GPU Adreno 200, quindi non abbiamo a che fare con processori Scorpion o Cortex A8 o Cortex A9, che sono di una generazione successiva, ma un processore un po' più vecchiotto. Però, nonostante tutto, dobbiamo far vedere come giochi graficamente avanzati funzionano perfettamente anche su HTC Salsa e quindi tutti i smartphone che hanno questo chipset. I've been trying to reach you. They've locked the whole place down. Not quite. The quarantine seal on crossover 2 Meg is broken. We can get out and fix it. Oh, yes. You can, maybe. I'm nowhere near your location. I'm sorry, but I can still help you. Make for the tube, and I'll be with you every step of the way. I promise. Maybe we can both get out of this. Those guys have really screwed us today. All right. Okay, now we know. At least maybe we can stop this thing from spreading. Come si può notare, quindi HTC Salsa si comporta in maniera piuttosto buona, egregia direi. La fluidità del gioco c'è. Vediamo se becchiamo qualche nemico, magari. Eccone uno. In ogni caso, come si può osservare, la fluidità c'è, quindi non c'è bisogno per forza di processori super potenti. Se le software house vogliono, possono anche ottimizzare i giochi per hardware non particolarmente veloci. In ogni caso, questo insomma era Dead Space per Android su HTC Salsa. Vi invitiamo magari a provarla anche su smartphone quali Optimus One, comunque tutti quelli che hanno chipset Qualcomm 7227, perché secondo noi gira molto bene e quindi è un gioco che vale la pena di giocare. Ecco, questo è tutto. Vi rimandiamo quindi al blog androidgeek.it. Un saluto da Matteo, ciao.